Allora, ritorniamo un po' su questi aspetti, Presidente. La situazione delle materie prime, perché questo ha bloccato molti lavori, poi l'aumento soprattutto per cui preventivi che non ci stanno più dentro, vari ed eventuali. Allora, una cosa è il mondo dei preventivi, per esempio, che io chiedo ai miei fornitori e lì i prezzi sono ancora molto alti, sono allucinanti. Ah, Io ecco, l'altro giorno allucinanti stavo proprio, comprando un infatti. qualcosa che costava 500 euro e che ce l'ho capitolato a 500 euro, il costo del mio fornitore è 2.500 euro. Quindi sono andato da chi mi ha dato la gara d'appalto e ho detto, guarda che Non ci cioè, io non siamo. riesco a fornirti una cosa del genere. Ma tu hai firmato un contratto. Sì, ma era un prezzo del 2019. Ma allora è prevista la revisione prezzi. Io non voglio andare nel tecnico e nel tecnicismo, però questa è una cosa che noi dobbiamo cercare di spiegare sempre alla politica e poi anche ai tecnici, che gli appalti adesso, visto che stiamo riscrivendo il codice degli appalti, dobbiamo cercare di prevedere anche questo tipo di situazioni, in particolare di preguerra oppure di profonda crisi. Abbiamo l'inflazione che sta arrivando e se per caso l'inflazione comincia a cadere all'interno dei salari e gli stipendi, si innesca tutto un sistema che ci porta fuori controllo. Quindi io ho bisogno di fermare i costi e soprattutto capire quali sono i margini verso fine anno. Quello che noi vediamo e che è incontrollabile è che troviamo adesso il ferro sta calando su tutti i mercati. Sta calando perché? Perché non c'era più nessuno che lo comprava, più nessuno che lo comprava. E quindi l'effetto dell'aumento del costo del denaro, per esempio di BCE, che si spera avvenga, è proprio questo. Cerchiamo di aumentare il costo, ci sarà meno speculazione, si spera. Ieri Fed ha aumentato il costo di denaro di altro 0,75. L'altro giorno mi hanno detto che BCE arriverà al 2,2 entro il 31-12 di quest'anno. Io che per esempio se ho un debito di 5 milioni, 50 mila euro me li trovo come ridere e Ah, non infatti. riesco a riportarlo ai miei clienti o ai contratti che io ho già in essere. Quindi capite bene, e non vorrei essere noioso su questo, che va fatto un percorso. Il politico deve capire molto bene questi tecnicismi per cercare di Intervenire andare a correttamente, risolvere, eh sì. però prima che le aziende muoiano. Il decreto della crisi d'impresa del 15 luglio del 2022 parla molto chiaro. Noi dobbiamo prevedere che le ditte saltano, perché è too late, troppo tardi. Ma Dobbiamo infatti. cercare di prevenire questa moria di imprese che probabilmente succederà nell'arco dei prossimi 2 mesi. Mamma mia, c'era un messaggio che era arrivato, vediamo di leggerlo insieme. Mi sembra che la moneta fiscale abbia lo stesso problema delle criptovalute. Molti le hanno, ma non le possono usare se non in certi ambienti e per certe cose. Ma è curiosa questa domanda, però allo stesso tempo è anche stimolante. Diciamo che ci sono fondamentali e profonde differenze tra i due concetti. Innanzitutto, la criptovaluta è un qualcosa di deregolamentato e quindi solo squisitamente tecnologico. Il credito fiscale di cui stiamo parlando da bonus edilizi invece è fortemente regolamentato e coniato dallo Stato italiano di fatto sulle sue piattaforme dello Stato italiano di agenzie entrate, utilizzabile solo su quelle piattaforme, ma la cosa importante è che l'utilizzo è molto ampio, perché ripeto, chiunque ha un F24 da versare lo versa attingendo a quell'archivio di moneta che ha nel suo cassetto fiscale che è governata dallo Stato italiano. Per cui è stimolante la domanda, ma stiamo confrontando Chiaro. pele con mere, insomma, con Comunque, pere. rivolgendosi a un studio commercialistico preparato, in grado anche di risolvere queste questioni e far chiarezza per gli imprenditori, è fondamentale far prima la consulenza prima di intraprendere azioni. Prego, Presidente. Caro Materiali, secondo me ne vedrà delle belle già nel prossimo mese. Mi è arrivata la comunicazione proprio ieri di un aumento Ancora. del cemento di 30 euro a tonnellata.
Abbiamo parlato di un aumento anche a maggio. Devo fare un double check dell'informazione, però capite bene che questa è un'altra bomba che sta arrivando sul nostro territorio. Cioè, ma allora a questo punto, questo è un altro messaggio, ma se questo sistema del 110, da come ho capito, da regia messaggio, non sono riuscita a leggerlo, ha funzionato con maggior gettito IVA e contributi, perché non modularlo su altri settori? Perché generatore. Allora, la nostra richiesta è che il 110 o il sistema di bonus venga come minimo ampliato alle imprese, cioè chi ha il caparnone. Questa fa parte delle richieste che fate al governo. E qui comincia un cinema, secondo me, perché ci sarà tanto di quel lavoro, soprattutto in quei capannoni delle nostre zone industriali, e poi che venga ampliato quindi alle persone giuridiche, non solo fisiche. L'associazione, società, ma anche una società, esatto, tutte quelle società che hanno bisogno di ristrutturare, esistono dei palazzi in centro anche a Padova che secondo me avrebbero effettivamente bisogno. Però se aumenta il prezzo del cemento, come ha detto lei, sì, aumenta il prezzo del legno, abbiamo visto, da qualsiasi prezzo, aumenta tutto. Però attenzione, il cemento aumenta perché per fare il cemento ho bisogno del gas e di usare energia. Io non vado a 300 euro a metro cubo, certo. Nessuno può continuare a produrre ed è normale che si fermi. Siccome tutte queste commesse avvengono da parte di aziende che stanno bene, che hanno possibilità di farlo, adesso vabbè, non c'è il vantaggio del 110, di privati. I privati stanno tutti quanti adesso in riserva perché arrivano le botte, stanno arrivando le botte delle bollette, rincaro dei prezzi, eccetera, per cui nessuno vuole più sbilanciarsi e tengono i soldi giustamente in banca, dove sono, chi ce li ha. Si bloccherà tutto, perché tra l'altro i prezzi sono anche più alti, chi ha convenienza a comprare casa, sono andata in un'agenzia, ho chiesto delle informazioni relativamente a degli immobili di cui prezzo, sono rimasta allucinata, era aumentato tra aprile e adesso di 140.000 euro su un valore tipo da 450.000 euro passato a 550.000 euro, così d'amblè. Insomma, 100.000 euro non è che sono noccioline anche per chi deve chiedere in una banca. E infatti mi diceva che tanti si sono tirati indietro per l'acquisto dell'immobile. Quindi si rischia veramente uno stallo, un nuovo stallo del settore delle costruzioni o no? Ma secondo me ci sarà una maniera più intelligente di abitare le nostre case. Perché torneranno per esempio di moda degli affitti. C'è la cedolare secca. Ma perché non la facciamo anche nei confronti delle imprese? Che a altra sua volta, proposta che fate il governo. Che a sua volta può affittare la casa. Perché avere la casa di proprietà? Che senso ha? Se io ho mutuo a 50 anni o ho la casa in affitto, che cosa cambia per una coppia? Immaginiamo le coppie di adesso, non noi. Beh, ma la fanno a 15-20 anni, non la fanno a 50. Adesso è difficile a 50. Andiamo a vedere i numeri. Quanto paga una casa, una coppia che si sposa, adesso si sposano a 35 anni, a 40 anni, ormai hanno i bambini a 40 anni, e cerchiamo di capire un attimo come si è spostato il modo di vivere la nostra città. Gli studenti sono senza case, è assurdo che a Padova non ci siano gli spazi per gli studenti, infatti ci sono le ditte estere che vengono a investire a Padova per fare gli studentati, è pazzesco. Quindi si sta spostando tutto il modo di rivivere. Io la vedo uno stimolo in positivo, perché dobbiamo essere positivi da questo punto di vista. È preoccupata l'associazione per il dopo 25 settembre? Siamo preoccupati per il 26. Esatto, per il dopo 25, per il 26 infatti. Siamo preoccupati perché c'è il rischio che non ci sia probabilmente una maggioranza solida se i veneti o il nord non va a votare, cioè, quindi perché se si va a votare ce la giochiamo sostanzialmente, se invece non si va a votare comincia a diventare un problema. Lei ha sentore nel suo ambito che ci possa essere della reticenza? Noi abbiamo il problema che non abbiamo lavoratori, non abbiamo ragazzi che vengano a lavorare nel nostro mondo, e ci sono delle altre forme di sussistenza che purtroppo non incentivano i ragazzi giovani e neanche i non più giovani a rimettersi in gioco e a pensare di andare a lavorare anche dove si fa fatica.
Ma non mi faccia dire delle cose. No, no, ma io ho parlato con diverse anche famiglie, peraltro, perché certo, ero incuriosita, i cui figli non hanno accettato certe offerte di lavoro, ma non avevano nessun tipo di sussistenza, eccetera. Certo. Era semplicemente la famiglia che sussisteva, la paghetta, che era più che sufficiente. Perché ma prima o dopo la famiglia non ce la farà più. Però un ragazzo prendere 650-700 euro, spenderne per andare in viaggi, perché ormai la benzina costa, magari devi fare quei 30-60 km al giorno e poi fare degli orari, lavorare anche fine settimana, un surplus eccetera, non accetta più di farlo. Se poi quel che gli resta in tasca, mi dicono, è meno della paghetta netta che prendono dai genitori. Certo. C'è un problema anche di situazione, mancanza, tanti ragazzi non hanno quella fame, oppure il fatto che il genitore ti butta fuori di casa, per cui fra due mesi avremo la coda di persone fuori dalle nostre aziende che chiederanno di venire a lavorare imprecando. Io questo penso, e purtroppo, perché si passa dal niente al troppo. L'Italia ci ha abituato a questo negli ultimi anni e noi lo stiamo subendo, perché stiamo dicendo di no a tanti lavori. E col PNRR in arrivo ci sarà bisogno come minimo di 50 volte le ditte che ci sono presenti in Veneto, e non ci sono, ma non ci sono neanche al sud. Infatti non ho mai fatto questa rivoca. Qualcosa al riguardo del PNR, dottore, che può aggiungere? Ma è sicuramente un'enorme opportunità per il paese, declinata nelle varie voci. Adesso il dottor Gerotto ha toccato che non venga modificato nella sua aspetti, sostanza. C'è tutta la tematica del digitale. Quello che posso però far presente è che il sistema delle imprese deve essere preparato, cioè spesso le imprese sottovalutano che questi sforzi richiedono organizzazione, richiedono anche aspetti di burocrazia che a sua volta richiede organizzazione interna. E non sempre le nostre imprese sono strutturate, sono dimensionate. E noi non facciamo altro che ripeterlo ogni occasione che abbiamo, che le imprese sono a volte troppo piccole, le imprese sono a volte troppo padronali, dovrebbero nascere delle aggregazioni, dovrebbero nascere dei consorzi stabili, delle reti di imprese. L'Europa ci ha provato e ci riprova periodicamente a stimolare, però queste sono come se fossero dei grandi bandi addirittura europei a cui tutti noi ambiamo, ma per gestire bandi di questo tipo bisogna essere robusti anche dal punto di vista organizzativo. Allora, il tempo è volato. Allora, io spero di trovarci ancora, anzi ci troveremo sicuramente prestissimo, questa è una garanzia per voi telespettatori che ci scrivete costantemente, quindi sappiamo che tanti sono addetti ai lavori nel settore, per fortuna ce ne sono. E comunque la notizia è che tanti ragazzi si sono iscritti quest'anno alle scuole tecniche, per cui forse potremo dire qualcosa anche la prossima volta per la scuola edile che esiste, che è vostra, di Ance. Grazie Presidente, è stato qui con noi, grazie Dottore Crotellazzi, è stato grazie qui con noi, grazie a voi di averci seguito, rivedete la puntata in replica e poi scriveteci oppure rivolgetevi direttamente all'Ance Padova. Grazie.